Benvenuto a Matteo Gilli, candidato ferrarese per il collegio plurinominale della Camera nella lista dell'Alleanza Verdi Sinistra Italiana, quindi nell'area del centro-sinistra, la coalizione di centro-sinistra. Matteo Gilli, perito chimico, iscritto alla facoltà di chimica della nostra università, ma anche lavoratore a tempo indeterminato impiegato di Versalis nel nostro petrolchimico. Partiamo allora da un tema che è vicino a questa collocazione, a questa esperienza, agli studi personali, Gilli, e cioè il tema della sostenibilità, una grande sfida legata allo sviluppo del nostro paese, ma anche del mondo, direi. Certo, e intanto buongiorno a tutti. Sì, penso che una delle sfide più importanti di questa campagna elettorale, ma anche dei nostri tempi, sia appunto avere uno sviluppo sostenibile e impuntarsi per la questione climatica che si sta attraversando. Appunto diceva che io lavoro petrolchimico, quindi petrolchimico a mio avviso rappresenta una delle realtà che dovrà subire ha questo ostacolo davanti, dovrà subire questa transizione ecologica, così come vogliamo chiamarla, e penso sia un'opportunità per il nostro paese, l'Italia, e anche per Ferrara adesso, di mettersi in una sfida, cioè porsi degli obiettivi per creare un futuro sicuramente più sostenibile e pensare magari a un riciclo delle materie prime, a un'economia circolare e quindi sicuramente ecco, bisogna provare a cambiare rotta su alcuni temi. Non bisogna però che non sia una sorta di, come l'ha chiamata anche il ministro, un bagno di sangue, cioè non deve eliminare posti di lavoro o creare diciamo, sicuramente delle difficoltà per il nostro territorio o anche per l'Italia tutta insieme, ma appunto deve essere una sfida che proporti poi giovamento a tutti. Ecco. Certamente abbiamo tante sfide davanti. Parliamo della sfida dell'istruzione che è strettamente legata alla programmazione di un futuro che vada oltre l'esistente nel senso di una uguaglianza di diritti e della sostenibilità ambientale, sociale, economica. Sì, credo che tutto parta dall'istruzione. Negli ultimi anni l'istruzione ha ricevuto dei gran tagli da parte dei governi e credo che bisogna ripartire da lì, cioè investire sulla ricerca e sulla scuola. Come programma dell'Alleanza dei Verdi e Sinistra crediamo intanto nell'investire sia in docenti, quindi un piano di assunzione di docenti e di trasformazione di contratti che da precariati devono diventare invece contratti stabili, soprattutto dei docenti, quelli con più esperienza. Un'altra cosa molto importante nel nostro programma è la gratuità dell'istruzione, che deve essere dalla culla fino all'università. Crediamo profondamente in questo, cioè come diritto universale l'istruzione. Poi magari uno si può anche porre la domanda del fatto come può essere gratuita la scuola la scuola e l'università, dalla culla quindi fino all'università, e crediamo in una tassazione progressiva, quindi chi ha poco deve pagare per quello che può o nulla e chi ha tanto deve invece pagare di più. D'accordo. E altre cose sono classi meno numerose, appunto per avere maggiore possibilità di apprendimento, certo, diciamo. Certo. Ecco. Parliamo sempre di giovani. Ecco, si dice che tra i giovani si è diffuso particolarmente l'astensionismo. Si immagini di avere una platea di giovani, come invitarli al voto e perché invitarli a votare la vostra alleanza? Ma allora, intanto la prima cosa che mi sento dire è che i giovani devono ritornare a votare come senso di dovere. C'è chi è morto per far sì che gli altri perché noi potessimo votare, quindi penso che sia un grande senso civico. Io sono, diciamo, rappresento la fascia diciamo, dei più giovani e non sono un politico, ecco, sono una persona che però un giovane che si è messo a disposizione del suo partito, ma anche poi appunto come esperienza per quella poca che ho, per dimostrare che basta un po' di impegno per cambiare il futuro o comunque impegnarsi appunto che questo accada. I giovani bisogna rimetterli al centro dell'attenzione, sia dalle politiche attive per quanto riguarda il lavoro, ma anche poi andare incontro a loro come esigenze. Credo che i giovani, oltre a un lavoro che in questo momento qua o non trovano, trovano precario, bisogna puntare sui contratti a tempo indeterminato,
ma anche toccarli sul profondo, quindi dalla questione climatica, quindi, perché comunque si riguarderà noi Certo. principalmente, ma anche per i diritti civili. Credo che sia un tema che a noi tocca molto e che bisognerà affrontare con molto coraggio e non fare passi indietro, ma enormi passi in avanti, dal matrimonio ugualitario alla legge contro l'omolesbobia e Restiamo sul piano dei diritti, nel campo dei diritti, e transfobia. parliamo del diritto alla salute. Covid ha messo in luce difficoltà del nostro sistema sanitario, che ha tanti pregi, ma che ha anche tante debolezze. Sì, una cosa, sicuramente il Covid ha messo in evidenza questo problema. Bisogna ricominciare a investire nella sanità pubblica. Il Covid ha fatto venire fuori diversi problemi, tra cui anche un po' anzi un bel po', le assicurazioni private, che vanno solamente ad arricchire il privato e a danni della sanità pubblica. Bisogna ritornare appunto a investire sia sul personale, sia sulle strutture della sanità pubblica. Questa deve essere la cosa principale. E sempre per quanto riguarda, diciamo, il contrasto alle discriminazioni, ci sono discriminazioni di generazione, ci sono discriminazioni di genere ancora nel nostro paese. Quindi, alle donne, che cosa dice il vostro programma? Allora, le donne, a mio avviso, poi bisogna fare due distinzioni, cioè intanto partire da un'educazione a scuola e nella parte civile, diciamo, e quindi educare fin da piccoli all'uguaglianza di genere, e questo è un primo passo. L'altro passo, che però è quello più concreto, riguarda una politica sulle donne, quindi intanto eliminare la disparità salariale che esiste tra uomo e donna, far sì che la maternità sia rivista, quindi dare 2 mesi prima del parto e 6 mesi post parto una maternità retribuita al 100% è obbligatoria, ed estenderla anche, diciamo, aumentare anche la paternità per quanto riguarda il padre. Bisogna intervenire per quanto riguarda il problema dei femminicidi, quindi considerare la donna colei da tutelare e vedere il maltrattante colui che deve essere invece allontanato, e questo penso che siano i primi passi per appunto per una politica sulle donne. Concludiamo proprio parlando di lei come giovane che si lancia, diciamo, nell'impegno politico attivo. Mi sono dimenticata la domanda. Possiamo attaccare? Cosa ti volevo chiedere a questo punto? Ah sì, ecco, va bene, mi attacco. Concludiamo questa brevissima intervista facendo riferimento alla sua giovane età, perché i giovani fanno fatica a pensare ad una famiglia, a mettere al mondo dei figli. Siamo un paese e una provincia, in modo particolare una regione, vive il dramma della denatalità. Come fare per dare una svolta, diciamo, decisiva a questo tema? Allora, intanto parto dal fatto che non è sempre detto che i giovani vogliano subito avere i figli, quindi io questo è una prima cosa che mi sento dire, cioè non è un obbligo fare figli. Sicuramente quello che incide però sul fatto che molti no, decidono di non farli è la precarietà nel lavoro, nella difficoltà di avere una prima casa, di accedere a un mutuo. E questi penso che siano i primi, insomma, le principali problematiche che incontriamo noi giovani nel poi magari costruirsi una famiglia, con lavoro e difficoltà economiche nella prima casa. In bocca al lupo. Grazie mille.